diretta dagli studi di Radio Mondo e Rieti in Vetrina, perché torna in onda Relazioni Circolari una volta al mese, come già saprete, con i vari aggiornamenti. Insieme a noi c'è Francesca Cherici, bentornata. Buongiorno, grazie. E abbiamo Alessandra Carlucci, la prima volta che è qui con noi. Buongiorno. Buongiorno. Francesca, chiaramente come sempre facciamo una panoramica, quindi un aggiornamento sul vostro progetto Relazioni Circolari, come sta andando avanti. Ci stiamo anche approcciando all'estate, ma questo ne parleremo dopo. Poi entreremo un po' più nello specifico con la dottoressa Carlucci. Invece per quanto riguarda l'aggiornamento? Sta andando molto bene, ci stanno moltissimi interventi, stiamo facendo praticamente interventi in tutte le scuole che sono coinvolte nel progetto, che ricordiamo sono 11, e stiamo facendo laboratori, stiamo continuando ovviamente con l'insegnamento dell'italiano L2, gli outdoor, tantissimi interventi insomma. Sì. Oh. C'è soddisfazione da parte vostra, sicuramente anche tanta fatica. Sì, c'è molta soddisfazione, tanta fatica. Allora, l'altra settimana abbiamo fatto un giro insieme alla dottoressa Jacobelli, la psicologa del progetto. Abbiamo fatto un giro, diciamo, di ricognizione tra alcune scuole, e poi lei continuerà anche questa settimana in altre scuole per fare un po' il punto, incontrarci con gli insegnanti, capire come stanno prendendo tutte le attività progettuali, e devo dire che abbiamo avuto dei riscontri estremamente positivi, molto molto positivi, tutti molto contenti di tutti gli interventi, perché poi si sono rese conto che un intervento specialistico come quello dell'L2, che appunto prevede una preparazione ad hoc, li sostiene tantissimo, quindi sostiene oltre al bambino ovviamente, no? Ma sostiene proprio anche l'insegnante nel suo percorso. E, insomma, è stato molto bello, è stato di grande soddisfazione, sì. Ma la parte legata all'L2 è poco presente nelle scuole o no? Ma diciamo che L2 specificatamente non è, diciamo, a livello curriculare presente nelle scuole, perché serve una preparazione specifica, non è l'insegnante d'italiano, certo. È un insegnante che insegna l'italiano agli stranieri, quindi come abbiamo visto anche con Sara Cervelli, insomma, è proprio un percorso diverso, per cui a volte le scuole sono un po' carenti in questo. Impreparate, diciamo, sì, tra virgolette. Sì, sì. Beh, diciamo, Non per colpa loro, forse. No, per colpa loro no. Poi, insomma, sappiamo che le scuole sono sempre a corto un po', purtroppo, di risorse, quindi cercano di fare del loro meglio, indubbiamente. Ci presenti la nuova ospite? Allora, Alessandra è l'educatrice che sta lavorando già da diversi mesi, perché a novembre è iniziato, sì. Perché era prevista a livello progettuale, quindi dopo aver fatto un bel lungo percorso di L2 e di laboratori, adesso che Alessandra ci spiega, ha iniziato anche lei il suo intervento nel progetto. Di cosa ti occupi nello specifico? Spieghiamo subito di cosa ti occupi. Allora, io mi occupo comunque di bambini che non solo hanno problemi dal punto di vista linguistico, essendo stranieri, ma hanno problemi, si è venuto a vedere, insomma, grazie all'L2, ma anche agli insegnanti, e hanno segnalato questi bambini come problematici anche nella comunicazione magari semplicemente con l'insegnante, ma anche con gli alunni, oppure altre problematiche che magari a livello proprio scolastico non si è riuscito magari a capire, o comunque i genitori non si sono molto improntati su questo, nel farli fare magari delle visite specifiche per capire se erano problemi magari a livello proprio didattico, perché non si impegnavano o comunque non erano interessati, oppure a livello magari un po' più problematico. E quindi io ad oggi, praticamente da novembre, ho iniziato con due bambini nello specifico, e questi due bambini che sono completamente diversi. Poi una bambina è molto aperta, disponibile, però ha problemi di organizzativi, magari non porta i libri a scuola, lascia tante cose a scuola, tra cui anche semplicemente la giacca, che uno pensa torni a casa senza giacca, non te ne accorgi, no, lei è proprio zero, quindi lascia tutto a scuola, o comunque magari non porta proprio il materiale scolastico, e quindi era magari da capire se era la bambina che aveva problematiche nell'organizzazione sua personale, oppure a livello proprio di famiglia, che magari non veniva seguita o non c'era tempo per seguirla o veniva lasciata a sé.
Quindi con questa bambina ho iniziato questo intervento, magari iniziando da questo, cercando di capire se era in grado di organizzarsi, di organizzare la sua routine, tutto quanto, e anche didatticamente capire se tante cose non le capiva, non, diciamo, brutto detto, però non ci arrivava, oppure se gli serviva soltanto un rapporto uno a uno, magari un supporto più stretto. E per esempio lei ha fatto tanti progressi. L'altro giorno con una degli insegnanti mi ha detto che vede comunque molto, molto positivo l'intervento sia dell'L2 che il mio. Ha detto lei viene contenta perché comunque con la bambina ci sta fino alle 5 e mezza di pomeriggio, quindi è impegnativo anche per lei. Dice lei è contenta quando comunque sa che ci sei tu, quindi comunque giocate, perché io metto tutto molto sul gioco, arrivo con le borse piene di cose, gli astucci colorati, quindi loro mi vedono molto come una cosa giocosa. Però magari gli faccio fare dei lavoretti che poi li improntano a organizzarsi, a magari capire meglio la matematica, capire meglio l'italiano, supportata da magari Sara mi dice guarda delle problematiche devo scrivere in corsivo velocemente, quindi io magari organizzo un giochetto in modo che diventa gioco, scrivi veloce, dai, vai più veloce, vai più veloce, quindi loro mi vedono molto così. L'altro bambino ad esempio il comprato contrario è chiuso, completamente chiuso, non parla con nessuno, quindi capire se è chiuso con tutti, è chiuso solo con determinate persone. E l'altra volta parlando con la mamma mi ha chiesto proprio ma con te parla? E io gli ho proprio detto io con me sì, ma io sono una cosa a parte perché io proprio lo tampino, lo tartasso poverino, quindi prima o poi mi deve parlare. E quindi insomma capire qual è effettivamente la problematica nel tempo. È vero che ogni persona poi risponde in modo soggettivo, ma c'è una tempistica per avere dei risultati? Beh, dipende molto dai bambini, perché per esempio dalle persone in generale, comunque dai bambini, per esempio questo bambino molto silenzioso, a me fin da subito effettivamente ha dato un minimo insomma di apertura, però era una figura nuova, in una classe, in una scuola in cui lui sta già da 4 anni, quindi comunque essendo una figura completamente nuova, non all'interno della scuola, nel senso non Sara che comunque la sua L2 la vede comunque come una maestra, giustamente, vedendomi come una persona da fuori che stava lì solo per aiutarlo, per dargli qualcosa in più, da subito si è un po' più aperto, ma comunque c'è tanto da lavorare. L'altra bambina invece è stata aperta fin da subito. Lei proprio... Nel momento in cui tu capisci che la problematica deriva da questo determinato motivo, il percorso poi non viene proseguito da sola, cioè vi affiancate anche ad altre figure? Beh, io per esempio ho un continuo feedback sia con la dottoressa Jacobelli, sia con l'L2 e anche con Francesca. Io comunque qualsiasi cosa accade, tipo, guarda, ho capito che la bambina magari non ha problematiche di tipo cognitivo, ma è solo da seguire un po' di più. Loro poi si muovono in quel senso, ci muoviamo tutti insieme comunque in completa sintonia e poi decidono le scuole o i genitori come comportarsi, quello è... Chiaro. Francesca, quanto è importante per chi arriva in Italia anche con bambini, abbiamo detto tante volte, non conoscono la lingua, le usanze e quant'altro, avere delle figure così specifiche e professionali al fianco? È fondamentale perché sia a livello linguistico, perché la lingua soprattutto da una certa età in poi, magari i bambini più piccolini della scuola dell'infanzia un po' meno, però andare a scuola diciamo primaria in poi la lingua è fondamentale nella comunicazione, quindi nella possibilità di socializzare, di entrare in relazione con gli altri e poi anche la conoscenza culturale comunque è importante, no? Perché magari la comunicazione verbale a volte è accompagnata da tutta una serie di usanze, di modi di fare, di modi di muoversi, anche soltanto il movimento che è diverso da cultura a cultura, no? Qualche volta l'abbiamo accennato, noi italiani siamo dei mani, gesticoliamo, magari altre culture sono più dimesse, più, insomma c'è proprio anche una necessità di conoscere per entrare più facilmente in sintonia e quindi facilitare il processo di integrazione. Nel momento in cui vai a, tra virgolette, lavorare su un bambino, su una bambina, poi ti interfacci anche con i genitori, ma il percorso viene fatto in parallelo anche con loro? Cioè se tu capisci che la problematica deriva a casa, perché a casa c'è questa problematica, questo motivo... Come ti interfacci con i genitori? Il percorso viene fatto anche con loro? Allora, sinceramente fino ad oggi su questi due bambini non ho avuto questa possibilità, ma semplicemente perché i genitori comunque li vengono a riprendere e li portano via. Non ho un rapporto, diciamo, il numero di telefono, questo no.
Non so successivamente se magari si potrebbe Potrebbe essere comunque. un lavoro. Beh, sì, sarebbe da fare, nel senso che comunque una persona, nel momento in cui comunque ti espongo la problematica che è emersa, tu genitori comunque dovresti avvallare un po' la situazione, aiutare. Ad oggi però ancora sono riuscita solo a parlare con questa mamma, ma perché fuori da scuola aveva 2 minuti in più e praticamente abbiamo un attimo parlato e poi è andata via. L'altra mamma uguale, viene, la riprende e va via, magari pure per problemi di tempistiche, devono lavorare, insomma, varie cose. Finito il progetto, questi due bambini. Questo io non lo so, purtroppo. Infatti, diciamo, il limite è proprio questo, e noi stiamo lavorando tanto, infatti è anche stato il feedback delle insegnanti quando abbiamo fatto questi incontri l'altra settimana, e siamo andati anche per, come dire, comunicare che al 30 novembre, più o meno, insomma, giorno più giorno meno, si interromperanno le attività progettuali perché il progetto a livello regionale verrà concluso al 31 dicembre. E quindi stiamo preannunciando che piano piano ovviamente lasceremo queste attività. E in effetti sono, diciamo, delle attività molto importanti, preziose, che loro hanno visto. Anche i laboratori stessi sono estremamente significativi per aiutare nell'integrazione della classe, anche nell'interazione di tutto il gruppo classe, non solo del bambino straniero. Che sarebbe importante una continuità, però purtroppo nel nostro caso è un progetto che andrà ovviamente a finire. Quello che ci auguriamo è che questo input possa portare un'attenzione più specifica, come per esempio nel caso dei bambini seguiti da Alessandra, a questi bambini dove si sono evidenziate delle fragilità particolari, questo sì. Magari gli stessi istituti potranno in futuro proseguire Riescono, in altro certo. modo questo percorso. Francesca, abbiamo fatto prima, insomma, una panoramica. I progetti però proseguiranno anche in estate. Noi ci stiamo avvicinando all'estate, state cercando di creare una sorta di centro estivo. Possiamo utilizzare questo termine? Per far capire un po', no? Sì, vorremmo cercare in qualche modo di dare continuità anche durante i mesi estivi, soprattutto nelle scuole dove ci sta la maggiore concentrazione di bambini. Quindi ci stiamo mettendo d'accordo con i dirigenti scolastici e hanno accordato molto volentieri, insomma, la possibilità di usufruire degli spazi scolastici sicuramente per giugno e fino al 31 luglio. Quindi, diciamo, le attività dell'L2, forse anche dei laboratori e dell'intervento educativo proseguiranno anche durante il periodo estivo per supportare ancora di più questi bambini. Certo, Sì. e No, non lasciarli soli nei 3 mesi delle esatto, vacanze estive. sì. Dottoressa Carlucci, il lavoro che fa adesso su questi due bambini che abbiamo preso ad esempio, i compagni di classe, che ruolo hanno? Possono aiutare? Sì, molto, i compagni di classe fanno tanto nel senso proprio nella situazione. E io comunque quando entro in classe, quando loro mi vedono comunque, si ripeto, come una figura, quella con la borsa, quella con l'assaccetto carino, quindi loro mi rendono con simpatia. Di conseguenza magari con lo stesso bambino che ha delle problematiche comunicative, magari io mi avvicino, loro si avvicinano tutti a me, tutti quanti vanno dal bimbo, quindi fondamentalmente si crea un bel gruppo, diciamo. Per quanto riguarda magari l'altra bambina non c'è nemmeno bisogno, ma è uguale, comunque si crea quella sintonia anche con gli altri bambini che ti vengono dietro, ti vengono a chiedono aiuto anche loro, quindi fanno sentire allo stesso livello anche lo stesso bambino, la stessa bambina, cioè non lo fanno sentire diversa, diciamo, tra virgolette. E il rapporto che lei ha creato con i due bimbi No, io sono ci sto molto bene. affezionati. Sì, vabbè, poi mi succede sempre, è un po' un classico, è normale, avendo questa figura. Poi non vuoi, uno si affeziona per forza, non c'è molto da. Sì, ogni tanto gli porto la caramellina e poi il giochino, e poi gli chiedo quando è il compleanno, quindi magari gli faccio fare il disegnino. Poi ci sta, normalissimo. Francesca Cherici, avete un altro appuntamento sempre per il progetto a breve, dovrebbe essere il 28 maggio. Sì, il 28 maggio perché parteciperemo, allora una delle scuole coinvolte, in particolare l'Istituto Comprensivo Pascoli, sta organizzando per maggio una manifestazione che hanno chiamato Pascoliadi. È una cosa molto interessante con varie attività dove coinvolgono i bambini di varie scuole aderenti all'Istituto Comprensivo e quasi sicuramente il 28 maggio avremo un piccolo spazio dove Ilaria Nobili, che si occupa appunto dei laboratori sia motori che di tipo manuale, avrà uno spazio a disposizione dove sta organizzando con i bambini coinvolti, soprattutto i bambini delle scuole dell'infanzia, una sorta di piccolo spettacolo. Quindi porteremo il nostro progetto in questa manifestazione e racconteremo quello che stiamo facendo.
Ma è possibile pensare che questo progetto venga rinnovato anche per l'anno 21? No, non è, no, perché fa parte di una, diciamo, di una progettazione specifica. Non è, diciamo, una richiesta di finanziamento generica, quindi non in questo modo sicuramente. Il rapporto invece con le colleghe, abbiamo detto prima, lavorate chiaramente in gruppo, si è creata una famiglia parallela? Beh, quasi sì, nel senso, famiglia proprio no, è una parolona, però comunque una sintonia, comunque entri in classe o il pomeriggio, ma loro ti accolgono, cioè a me hanno sempre accolto molto, sono state sempre molto carine, comunque anche nel dirmi prima loro le problematiche e poi nel chiedermi a me cosa succedeva al pomeriggio, cosa era emerso, sono sempre state molto, molto gentili e molto, molto disponibili in tutto. Cioè, magari c'è una maestra che l'altro giorno mi ha dato addirittura dei libri, mi ha detto: guarda, se tu mi fai fare l'appbook per dire sulle frazioni, ci do del libro, intanto tu inizia, ci andiamo in parallelo, va benissimo, cioè, cosa che insomma i libri scolastici, cioè, delle maestre non si toccano, invece mi ha dato addirittura i libri, mi ha detto: un attimo, addirittura, Sorpresa. sì, sorpresissima. No, no, è stato, poi con Sara soprattutto, Sara Cervelli, è proprio un continuo di parlarci, di chiarirci con la dottoressa Jacobelli, no, il gruppo è molto unito in tutte le sue forme. Abbiamo menzionato tutte le collaboratrici del progetto, manca Federica D'Ascenzo, D'Ascenzo per Micciani e la nominiamo perché sono proseguiti anche gli outdoor, quindi sì, tutti gli stiamo eventi esterni. facendo numerosi outdoor perché ovviamente stiamo cercando di coinvolgere tutte le scuole. L'ultimo è stato quello che ha visto coinvolta la scuola primaria Quirino Maiorana. Abbiamo visto che ha molto successo la proposta di quello che a noi sembrava molto semplice, il trekking urbano di Rieti, dove Micciani porta i bambini, ovviamente tutti i bambini stranieri, più chi altro che volesse aderire, accompagnati dai genitori, a conoscere la città di Rieti. E rimangono tutti stupiti perché, come abbiamo detto altre volte, non tutti conoscono tanti luoghi specifici Esatto. e quindi la stanno riproponendo perché ha successo. Adesso stiamo organizzando, Micciani sta organizzando per la scuola primaria di Monte San Giovanni, in Sabina, invece un giro in quelle zone, quindi faranno probabilmente una passeggiata sul Monte Tancia e poi anche verso una grotta, di cui non ricordo il nome perché non la conosco nemmeno io, quindi ci andrò a vedere. Però c'è questa programmazione, sì. Prima di salutarci, una domanda che poi non ho mai posto a nessuno di voi. Come vi siete avvicinate a questo mondo? Cioè, aiutare il prossimo che viene in Italia ha bisogno, aiutare un bambino che è in difficoltà. Come siete entrate in questo mondo e perché? Comincio io? Certo, Sì, prego. apri pista. Nel mondo diciamo, dell'accoglienza e del supporto ai migranti, Anche io certo. ho iniziato a lavorare nel 2011 quando ci fu la cosiddetta emergenza Nord Africa, quando arrivarono in quantità infinita dalla Libia. E da lì non ho mai smesso perché mi sono trovata nel, diciamo, in un settore lavorativo dove sentivo veramente che potevo dare qualcosa di importante e lì sono rimasta. Sì. Beh, io adoro i bambini, proprio tanto, ho una figlia di 4 anni che praticamente i giochi che faccio ai bambini grandi li faccio anche a lei, proprio è un continuo. E quindi poi trovare questi bambini con le problematiche, quindi sentire che loro hanno bisogno comunque d'aiuto, a me piace tantissimo. Cioè, proprio ho cominciato con la cooperativa Levante, prima magari ho fatto tanti anni danza, quindi ho insegnato alle bambine piccole, è proprio un mondo che mi piace tantissimo, che poi non specifico nell'insegnamento, io sono laureata in sociologia, non in scienze della formazione. Perché l'insegnamento proprio no, nel senso per me sarebbe troppo impegnativo a livello anche mentale, troppi bambini. Invece il rapporto uno a uno, quindi comunque dare specifiche attenzione a un bambino, una volta così, una volta, è molto, per me è molto bello. E poi comunque danno grandi soddisfazioni, quindi è proprio bello, bello, soprattutto È quando viene la continuità, appagante. sì, molto appagante. Francesca, prima di salutarci, ricordiamo ancora una volta il 28 maggio con l'appuntamento insieme ad Ilaria Nobili. State lavorando per quanto riguarda la parte estiva. Noi ci rivedremo qui tra circa un mese per un aggiornamento, come sempre. Sì, speriamo. Speriamo nei tempi, nei nostri tempi, che a volte sono un po' difficili.
Sì, grazie. Come sempre nel salutarvi, vi ricordo che anche su Rete in Vetrina troverete degli articoli di aggiornamento. Ringrazio Francesca Cherici della cooperativa Levante e la Grazie. dottoressa Alessandra Carlucci di Grazie. essere state con noi. Anche questa intervista la ritroverete sui nostri social e sui nostri canali YouTube, quindi la potrete rivedere quando vorrete. Appuntamento con Relazioni Circolari e al mese prossimo. Thank you.